codice creatore Lauridis. Usalo per derankare da Gran Champion a Bronzo in soli 7 giorni. Per alcune persone potrebbe volerci più tempo. Ciao bello, sono Lauridis e oggi siamo su una mappa workshop, un'altra, perché ho visto che quella è piaciuta, quindi accendiamo qui. Air Dribble Melee. No defensive spawn, è una versione un po' diversa dalla mappa originale perché qua respawni direttamente nel... davanti al pallone, ma non respawni in porta, in difesa. Quindi cos'è? È una mappa workshop melee, è una mappa workshop air dribble in cui si dovrebbe giocare con un avversario, cioè il primo che segna l'air dribble vince. Però noi la facciamo per ora ce la facciamo leggera. Noi però ce la facciamo senza avversario perché l'ho scaricata tempo fa ma non l'ho mai provata. Quindi ci mettiamo a vedere se intanto riusciamo a finirla. Anche perché non per cosa, ma ci chiamano i mastri dell'air dribble, quindi dobbiamo dimostrarlo. E per ora sono air dribble semplici. Così ci togliamo così, e qui, dobbiamo semplicemente scivolare col pallone. Cioè scivolare, mandare il pallone sulla rampa e poi andare. Questo è semplice. Questo è, penso, più difficile sbagliarlo che altro. No, non ci credo, l'ho fatta alla prima. Cioè, tenete solo dritto, quindi anche voi usate troppo l'error perché... Cosa se uso l'error ho finito, mi sa. Fuori. No, ce l'abbiamo per fare. Questa entra, giusto? Ma porca, per puntare andare molto in alto, così in alto, vai in alto. Così. No, allora puntiamo andare molto in alto, vai. Non lasciamo mai l'acceleratore, vai. Dovremmo esserci, sai? Dovremmo esserci, sì, perfetto. Ok, Ma è lo stesso. Ah, io sono caduto. no, non è lo stesso. Quindi, perché il 3 è lì. E dove dobbiamo andare? Aspetta, prima devo vedere dove andare, giusto? Scusami. Prima dobbiamo... Ok, io devo segnare nel rosso. Sì. Ma devo andare quindi molto in alto? Che devo fare? Tipo così è bassissimo, no? Ma neanche di... No, ha preso il... Ma non ci credo... Si può rivedere il replay? A parte che è entrata. Sono fortissimo. C'è il replay? Fammi vedere. Ma... Dai, lo rifaccio pulito. Però comunque ha preso il... Cioè, questa è la cosa assurda. Ferro è dentro. Cioè, questo... a parte non posso rifare. Come si va indietro? Non posso andare indietro. Niente, là c'è la conta. L'abbia... Senti, tanto non posso neanche resettare, quindi va bene. Ma invece qua... Penso di averlo visto, là, il... Sì, l'ho visto, mi sono confuso tantissimo. Ero vicino, quindi devo fare un G. Ok, l'ho visto. No, dovremmo essere messi... troppo verso il basso. Forse riesco a recuperarla. Dai che dentro. No! Ho preso il ferro! L'abbiamo persa. L'ho persa dentro. Non ci credo. Mi facciamo così. Mettiamo al contrario. Tutto al contrario, così, calmo. Troppo forte. No! No! Ah sì, dentro, ok, meno male. Ok, pensavo avessi superato il... Che è posto, Questo è il classico, va bene, così al contrario è la cosa, non si capisce niente. Dai, sì. Cosa? È pazzo? Allora, io qua devo salire, giusto? Poi salgo. E devo portare il pallone lì? Ma siamo competenti? No. Che tiro fa? Quindi dobbiamo capire quando. Noi stiamo salendo, ora giusto, saliamo. Dobbiamo staccare col pallone in aria. E il problema è sistemarci per andare là. Problema. Sì, come... Va bene, ok. Il tutto è lo stacco iniziale. Servirebbe la telecamera fatta un... Cioè, messa un po' meglio la mia. Perché non è niente fatta apposta per fare l'air dribble, però... Già ci siamo avvicinati. Già stiamo migliorando. Non ti preoccupare. Questa era buona, ma ho sbagliato porta. Forse riusciamo a... Senza bulk, a me è meglio o peggio? Penso peggio perché poi mi confondo tantissimo. Oh, buono. È la porta sbagliata, non mi interessa, basta che segno. Ah, buono, me lo do pre-clean. Ero concentratissimo. Alla fine è solo lo stacco iniziale da fare bene. Basta fare quello con la giusta, perché ogni volta facevo più veloce, cioè non altro. Dove devo andare a... dietro di me. Allora, questo potrebbe anche venirmi più facile, che devo andare dietro. Quindi il pallone si stacca sempre in maniera difficile. Cioè, si sta... Vabbè, questo non lo so. Mi sembra più fattibile di quello. Lo capire meglio com'è. E qua basta fare così. Vedi? Molto più semplice. Ma era giusto, no? Devo segnare in quella porta. O se ne è l'altra. In quale devo segnare? Vabbè, giusto, no?
Non devo fare un altro giro con... No, no, giusto, giusto. Penso. Perché lì un po' mi confondo, perché c'è lo stesso muro e quando respawno non mi mette nella stessa posizione. Invece è quasi, vedi, se qua respawno vado sempre da questo lato e so che devo andare su. Invece lì con le porte un po' si confonde il gioco, non so, cioè... Respawna strano. Devo andare su e dritto? Sì, dritto per forza. Sì, perché questo è il mio lato. Perfetto, sì, devo andare dritto. Va bene. Questo mi sa che è infamello. Perché mentre andare su e poi andare indietro è facile, andare su e poi avanti... Aspetta. Spammo i wave dash. Potrebbe essere un'idea. So che poi si sposta... Neanche arriva all'altezza. Ma questo è difficilissimo. Allora, devo capire bene quando... È tutto il salto. Una cosa... Ecco. Però, meglio. Ah, bolcam o non bolcam? Sono indecisissimo. Ok. Sarà to... Sarà... Questo sarà veramente infame. Oh, passi avanti. Va bene, passi avanti. Calma, facciamo tutto. No, questo è uno stacco decente, solo che poi, vedi, vai troppo indietro. Sai che dovevo fare? Devo fare questa tappa una settimana intera e poi dire, guarda che facile, faccio il primo colpo. Dai, questa è buona. Ancora eravamo bassi. Ma mancava, stiamo migliorando però, vedi, ogni stiamo migliorando il controllo. Se vado lento. No, il pallone poi qua si alza. Ok, va bene, ho fatto una prova. Quindi faccio così. Salto con lui. Ok, vedi. Va bene. Il problema è che sia con la Bolcam, senza Bolcam è un casino. Oh, questo era decente. Ma l'ho persa. No, ho preso pure il jump. Neanche il jump. È più un fattore di telecamera qua che frega. Ah, quanto giù. Negli hard dribble il segreto è sempre lo stacco. Ok, siamo molto in alto. Ma che faccio ora? Porca miseria. Non è male questo. No. No. Ma fango. Potere della Bolcam. Vieni a me. Non è venuto a me. L'obiettivo è non andare più veloce del palo. Vado così. Per un secondo. E poi stacco con lui. Se non si fosse fregata la telecamera. Magari. Ah, mi si è bussato troppo per la su. Ok. Aspetta. Comunque guarda. Noi siamo vicini. Guarda qua. Manca un pezzettino. Tipo così. Ok. E la telecamera. Guarda che impazzisce la telecamera. Allora, ci siamo arrivati qua, giusto? Prima che la parte sbagliata. Dovrebbe andare dall'altro lato. Maledizione. Guarda quanto è vicino. Poi quando è decente, guarda dove sono dall'altro. Guarda quanto siamo alti ora. Questo era buono. Dovrebbe andare dall'altro lato, non è il blu. È rosso, dobbiamo andare. È rosso. Tipo così. È che vado troppo esterno, poi. Dai, questo è buono. Non ci arrivo però è buono. Va bene, è comunque... Oh. No! Lo cittare! No! Questo è perfetto, questo è perfetto. No, l'ho perso. Laurì non l'hai perso. Porca troia. Non l'hai perso. Sì che non l'hai perso. Ce l'abbiamo fatta. Chi è la bestia? Minchia, sono gasato. Che dobbiamo fare ora? Porca miseria, altra Bolcam che allora salgo qui. E dove devo andare? Dove devo andare? Ma è dritta? Allora, io non voglio parlare troppo. Ma questa dovrebbe venire più facile di quella. Perché andare indietro viene più facile. Allora, teoricamente staccare verso il dietro viene meglio, giusto? Devo solo capire bene l'altezza. Però... Dovrebbe essere dentro. Dimmi che è dentro. Non ci credo. Era il primo colpo. Pallone di merda. L'altezza era buona quella comunque. Quindi più o meno così. Sì, dovrebbe essere tre. Ah, l'ho perso di nuovo. Peccato, perché ho mischiato il manuale con l'automatico. Questa, sono sicuro, mi verrà molto più facile. Fuori di poco, vero? È di poco il ca... Dobbiamo essere soltanto attenti a prendere la giusta altezza iniziale. E prendere il tribo normalissimo. Dovrebbe essere... Non ci credo. Non ci posso... Allora. No. Cioè, non è... Cioè, veramente... Cioè, quello lì, l'ottavo, ci ho messo 3 ore. Il nono, due volte sono... Che è successo? Oh, doppia palla, vai. Aspetta.
Doppio dribble, arriva il doppio pallone. Co? Che è successo? No! Chi? Dove? Era pure be... No! No! C'è un bello stacchettino di quelli proprio sprechi, sì? Devo semplicemente andare verso quel muro. Cioè, quel... mi sa che la perdiamo. Se la perdiamo sotto... Ah, là dentro! Oh, sì. Molto più facile di dell'otto. E ho finito. Vabbè, me l'aspettavo più difficile, sinceramente. A parte... Allora, bello. Sicuramente per allenarsi è ottimo. Però mettere la possibilità di skippare gli allenamenti, perché l'otto, credimi, che stavo impazzendo la telecamera. Tutti gli altri mi sono piaciuti. Con la telecamera non avevo grosse difficoltà. Invece quello lì, l'otto, quello lì che, credimi, che l'ho odiato tantissimo. Perché comunque lì 7, sì, vabbè, c'era un po' di difficoltà con la telecamera. Ma l'otto, questo qua... A parte che è altissimo questo muro, questo qui l'ho veramente l'otto l'ho detestato. Bene, bello, per i video è tutto. Se da PC fammi sapere se anche tu l'hai fatta, se anche tu odi l'otto, fammi sapere. Ricorda di lasciare un mi piace e iscriverti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. I just can't